And everybody, everybody, just get into it and get started. You get started, you get started, you get started. Let's get it started now. Bentornati, trattiamo ora appunto dell'evoluzione del ruolo degli influencer, dei creator nel mondo del brand, del branded content, un fenomeno di grandissima rilevanza, in grandissima espansione. Vedremo appunto poi, grazie all'aiuto dei nostri ospiti, anche la dimensione di questo fenomeno, che coinvolge un universo anche molto ricco. Abbiamo talent affermati, grandissimi talent affermati che sono diventati dei veri imprenditori della content creation, a una community sempre più vasta di micro influencer. Questi attori diventano sempre più centrali nelle strategie di comunicazione dei brand, con approcci diversi, a volte più tattici e a volte invece appunto con partnership di medio-lungo termine. Ne parliamo con due ospiti molto esperti di questo settore, con profili anche molto diversi, perché diciamo il primo ospite è Matteo Pogliani, che appunto è un esperto di social media, di comunicazione e marketing digitale, ed è soprattutto il fondatore di ONIM, l'Osservatore Nazionale degli Influencer Marketing, e quindi diciamo un punto di vista assolutamente esperto su questo settore. Poi vedremo anche l'intervento di Francesco Ebbasta, che è cofondatore, autore, oltre che regista e direttore artistico di The Jackal. Quindi comincerei con il contributo di Matteo Pogliani, che ci darà un quadro sul settore e sulla sua evoluzione. L'evoluzione dello scenario dell'influencer marketing negli ultimi anni ha vissuto una crescita veramente rilevante, sia in termini di evoluzione numerica, quindi di numero di progetti e di attività che venivano realizzate, ma anche dal punto di vista qualitativo, o meglio, della percezione che i brand e i professionisti hanno iniziato ad avere di questo strumento. L'influencer marketing è indubbio che negli ultimi anni sia diventata un'attività sempre più strategica per i brand. Ce lo dimostrano appunto i tanti progetti fatti che possiamo vedere quotidianamente sui social, ma soprattutto anche i budget dedicati, che sono sempre in crescita e sono sempre più rilevanti. Budget che spingono ovviamente a una maggiore responsabilità da parte dei professionisti che utilizzano questo strumento. Giusto per fare un esempio, una recente ricerca di UPA ha stimato in circa 280 milioni annui il budget dedicato dalle aziende all'influencer marketing. Ma giusto per fare capire ancora in maniera più chiara l'impatto di questa attività nel mercato italiano, vi posso citare un numero. I contenuti ADV Collabs, quindi contenuti che utilizzavano uno degli hashtag pro regolamentazione presenti nella digital chart dello IAP, nel 2021 solo in Instagram sono stati quasi 300.000. Significa una media che si avvicina ai 25.000 post mensili solo su Instagram, a dimostrazione di questo impatto veramente, veramente rilevante. Un aumento di volumi che ci viene confermato anche dai report che facciamo con l'Osservatorio Nazionale Influencer Marketing, l'ONIM. Report che abbiamo rilasciato a dicembre, in cui abbiamo intervistato quasi 500 professionisti di settori, ci ha raccontato dei dati molto molto interessanti. Per esempio, il 37% dei professionisti intervistati ha dichiarato di aver fatto da 10 a più progetti annui con influencer e creator, un numero che anni fa era impensabile, proprio perché l'influencer marketing era utilizzato maggiormente in ottica one shot e non in un'ottica più strategica, più quasi always on.
Oggi è così, oggi l'influencer marketing e le attività con gli influencer e creator sono diventati veramente una declinazione quasi continuativa delle attività e delle campagne di comunicazione che vediamo realizzate dai brand. Non c'è infatti campagna che, oltre che vedere presente i social, il digitale, magari l'out-of-home, la TV, non veda anche una piccola declinazione lato creator. Questo è un dato secondo me rilevante perché fa capire quanto le aziende abbiano preso sempre più in mano, possano controllare sempre maggiormente l'utilizzo degli influencer e dei creator e come sono riusciti finalmente, diciamo in buona parte, a metterle a regime nelle proprie strategie di comunicazione. Questo è anche figlio non solo di una maggior consapevolezza dei brand, ma anche di un'evoluzione dei creator stessi. Sicuramente un'evoluzione che la pandemia ha accelerato fortemente. È innegabile, infatti, come la pandemia abbia riportato al centro due elementi chiave: l'autenticità da un lato, e non è un caso che vediamo spopolare il mezzo stories, le live, per esempio, i formati di questo genere che hanno comunque una presa diretta maggiore, o comunque molti video, per esempio, in canali come TikTok, dove comunque c'è. Al di là dei video proprio molto creativi, con le transizioni c'è meno, sono meno artefatti, possiamo dire. Dall'altro, la riscoperta dell'originalità della creatività. Non è un caso l'affermarsi di piattaforme che, e di formati che sono molto orientati a contenuti creativi. Basti pensare i reel, per esempio. Questo, da una parte autenticità e dall'altra creatività, ha rimesso al centro il contenuto. Il contenuto è tornato finalmente a essere l'elemento essenziale, l'elemento che rende veramente rilevante un creator. Possiamo dire che siamo ritornati, se prima agli albori gli opinion leader o quelli che venivano chiamati influencer erano creator, cioè si posizionavano per la qualità dei loro contenuti, la capacità di creare contenuti, negli anni si era un po' persa per strada, creando una sorta, questo elemento, creando una sorta di cortocircuito dove la fama era quasi più importante, guadagnata spesso in mezzi esterni come la TV era più importante della capacità di creare contenuti. Questo finalmente gli utenti si sono accorti che, e la stessa cosa i brand, che sono i contenuti a fare la differenza e la differenza la fanno quelle figure che si sono posizionate grazie alla qualità di quello che riescono a produrre lato contenuto. È l'impatto che generano questi contenuti negli utenti a fare la differenza, un qualcosa di cui si è accorto anche il mercato e non è un caso che finalmente, per esempio, sempre il report Onim ci definisca come l'attenzione verso i branded content, verso l'attività, l'utilizzo degli influencer non solo per il lancio prodotti o attività di earned media, ma anche nel branded content, il branded entertainment sia in forte aumento. Il 54,2% degli intervistati nel report Onim che vi citavo hanno infatti dichiarato di aver utilizzato nel 2021 i creator e gli influencer per questo tipo di attività. Un dato anche questo che fino a qualche anno fa, ma veramente già un paio, era estremamente più basso ed era difficilmente pensabile potesse raggiungere questi elementi. Un po' questo elemento sicuramente necessita un cambio anche di approccio per i brand, quindi abbandonare sempre più approcci puramente commerciali e abbracciare quelli che sono il vero potenziale delle collaborazioni con i creator, cioè contenuti capaci di attivare conversazioni attorno al brand e di conseguenza relazioni, andando un po' a diciamo eliminare quella gran parte delle sovrastrutture commerciali che le comunicazioni aziendali, le comunicazioni di brand troppo spesso hanno. Tutto questo sulla falsariga di due elementi, secondo me, essenziali, due driver essenziali. Dall'altro da una parte l'utilità e dall'altro l'intrattenimento, che sono due driver che, se ci pensiamo bene, sono estremamente determinanti oggi e vengono fuori in maniera netta in alcuni canali, tra alcuni quelli forse più in trend, come per esempio TikTok. Se ci pensiamo, la tipologia di contenuti che oggi performano bene sono i contenuti utili, per esempio i contenuti stile impara con TikTok o che rispondono o che possono essere realizzati in risposta ai commenti degli utenti, e da un'altra parte l'intrattenimento, contenuti che hanno proprio la finalità di intrattenere con un'ottica e con uno sviluppo dietro che utilizza paradigmi presi quasi in prestito da piattaforme e da canali
meno recenti, mi viene in mente per esempio, la TV. Una spinta all'intrattenimento che ovviamente viene massimizzata appunto dalle piattaforme, mi viene in mente da piattaforme che sono creator-centriche, pensiamo TikTok e Twitch non vivrebbero queste piattaforme senza creator, ha riportato in auge il concetto di palinsesto. Molti di questi creator e le stesse piattaforme lavorano in quest'ottica. Basti pensare a TikTok che ha lanciato i suoi originals, creando per esempio per l'ultimo Festival di Sanremo un palinsesto di contenuti dedicati da offrire in pieno concetto di intrattenimento agli utenti. Il palinsesto che porta con sé i format che hanno riguadagnato estremamente peso e credo che saranno estremamente centrali nel futuro prossimo dei creator e anche delle loro attività. Con i brand, una sfida non sempre facile secondo me per i brand che probabilmente non erano abituati in questi canali ad avere questo approccio e soprattutto non erano abituati ad avere questo approccio in sinergia con i creator. Però i creator sono secondo me la via giusta per poter massimizzare questo impegno perché sono figure che hanno i codici per utilizzare al meglio e per sfruttare al meglio le caratteristiche dei canali, massimizzando quelle che sono le performance dei progetti che possiamo realizzare. Allora, ringrazio Matteo e introduco Francesco e Basta, appunto abbiamo detto cofondatore di The Jackal, oltre che autore, regista e direttore artistico. Sappiamo che The Jackal sono stati pionieri in questo mondo della content creation quasi 20 anni fa, con un successo straordinario nel tempo, sono nati nel mondo del digitale, ma poi sono passati anche al mondo della TV e al mondo del cinema. Li abbiamo visti appunto protagonisti anche durante il Festival di Sanremo e saranno anche parteciperanno all'Eurovision Song Contest. A Francesco abbiamo chiesto di rispondere ad alcune domande sull'approccio di The Jackal nelle attività appunto di branding content Entertainment e sulle modalità di collaborazione con i brand per capire appunto se la relazione si muove più su un approccio tattico o un approccio strategico da parte del brand e quali sono un po' le regole per fare in modo che un talent non fagociti il brand che rappresenta. E quindi vediamo come Francesco ha risposto alle nostre domande. Allora, la The Jackal nasce ufficialmente nel 2006, l'anno in cui abbiamo creato il nostro canale YouTube. YouTube era arrivato in Italia, se non sbaglio, nel 2005 o nel 2006, quindi possiamo definirci anziani della piattaforma, veterani suona meglio, veterani della piattaforma. Erano quelli i primi anni, degli anni molto selvaggi, sperimentali, nel senso che non si sapeva ancora bene come mettere mani a questo meccanismo, a questo marchingegno nuovo con cui poter creare delle storie, quindi i creators si divertivano a spaziare da un modello all'altro di comunicazione, c'erano parodie di genere cinematografico, c'era vlogging puro, c'erano filmini delle vacanze. Fu soltanto dopo qualche anno, in concomitanza con l'avvento di Facebook, se non sbaglio nel 2009, che iniziarono a delinearsi dei profili, quindi a nascere delle icone, i primi influencer italiani, con una propria community, con un proprio modo di raccontare le cose, con un proprio stile, un proprio tone of voice, e fu allora che le aziende iniziarono a considerare l'idea di potersi affidare a questi creators, a questi influencer, per poter inserire all'interno di questi contenuti il proprio brand. Chiaramente, essendo quelli i primi anni, nessuno sapeva bene come comportarsi, non lo sapevano le aziende, non sapevano proprio cosa chiederci, non lo sapevamo noi creators, perché non avevamo idea di come si potesse fare un contenuto brandizzato sulle piattaforme digital. Tanto che forse sono abbastanza certo che le prime esperienze di branded che abbiamo portato a casa fossero del tutto fallimentari, perché ci limitavamo a scimmiottare un modello televisivo vecchio. L'unica regola che c'era probabilmente era questo paradigma
in TV costa di più, nel web costa di meno, ma non ci aiutava, non era quello il punto era come mai quello che facciamo indipendentemente sulle nostre community, sulle nostre piattaforme funziona, ha un alto ingaggio, può diventare virale e quello che invece ci viene commissionato non funziona, come se ci autocastrassimo, come se non riuscissimo a guardare la cosa in modo sereno. La questione era proprio questa, stavamo sbagliando punto di vista e forse la prima vera svolta all'interno della nostra storia fu quando un'agenzia napoletana ci commissionò un virale da studiare a tavolino. L'obiettivo era veicolare i valori di questa agenzia, di questa web agency che era napoletani di successo, e di farlo arrivare quindi al maggior numero di persone. Ci sedemmo a tavolino e per la prima volta provammo a scrivere una ricetta, cioè la ricetta era: prendiamo degli elementi di costume, l'avvento di Facebook, la mania neomelodica che stava esplodendo in quel momento per il fenomeno Marco D'Amore che era sulla bocca di tutti in quegli anni. Fondiamoli e raccontiamo la nostra storia, cioè un neomelodico fake interpretato dal nostro Ciro Priello che interpretava questa canzone Lasciarsi su Facebook. Il video fu un successo incredibile, fu uno dei primi video virali studiati a tavolino che ricordo in Italia, veicolava i valori del brand di questa agenzia che ce l'aveva commissionato e fu forse la nascita di una ricetta che avremmo usato per molto tempo, che si basava sul raccontare prima di tutto una storia all'interno della quale mettere i valori del brand. Ed è una ricetta che tutt'oggi applichiamo, nel nostro operato. Allora, sicuramente nel momento in cui un'azienda si interfaccia, agli influencer e ai creators può farlo per due motivi. Il primo è quello di, bisogno di conversione immediata, quindi in termini parliamo di views. Il secondo invece è awareness, creare identità, raccontare l'identità del brand, costruirla insieme al brand. Ed è chiaro che una riflessione va fatta a monte su qual è il profilo migliore per una delle due strade, però a mio avviso le due strade non sono mai separate, non si tratta mai di tattico o strategico, perché anche la scelta di un certo tipo di influencer che ti possa spingere verso un prodotto, un evento, una piattaforma, è essa stessa un modo di raccontare il brand. La The Jackal in ogni caso è spesso considerata per la seconda opzione, cioè abbiamo creato una struttura di influencer, di volti e di creators che lavorano in prima fila alla stesura dei propri contenuti con il nostro team autoriale e che sono circondati da un'azienda solida di professionisti che permette quindi un dibattito con l'azienda, permette la possibilità di lavorare a quattro mani con l'azienda e di poter creare una storia che racconti l'identità del brand, oltre che portare una conversione immediata verso quel prodotto, quella piattaforma, quell'evento. Ma ripeto, credo che non ci sia mai una reale distinzione tra tattico e strategico e che in generale, fare molte visite, avere molti followers non sia necessariamente un bene, se non supportato da un'idea di fondo. Sia chiaro, la scelta di certi di un talento o di un altro, per forza di cose andrà a timbrare il contenuto che stiamo facendo, che verrà ricordato per sempre come la pubblicità di, come il video con. Credo che ora stiamo parlando di digital, ma se spostassimo la nostra riflessione, beh, mi viene per esempio da pensare alla categoria merceologica caffè, penso alle campagne con George Clooney, penso alla campagna con Manfredi fine anni 80, penso alla campagna che sta ancora andando in onda in TV con Ciro e Fabio. Penso quindi a tre talent diversi, ma subito li ricollego a Nespresso, Lavazza e Borbone. Questo è possibile solo perché alla base di questi progetti c'era, dietro questi progetti c'era anzitutto una grande storia, interpretata dai giusti talent. E credo che la grande storia, le buone storie,
le buone idee che sono alla base delle buone campagne siano l'unico modo per fare in modo che quelle campagne vengano ricordate come la campagna di quel brand e non come la campagna con quel attore, quel influencer. Ed è questo quello che proviamo a fare tutti i giorni qui, cioè creare delle storie che reggano al di là di tutto, che funzionino al di là di tutto e che arrivino al pubblico al di là di tutto, al di là di chiunque le interpreti, perché l'influencer può essere un valore aggiunto, ma non può rappresentare da solo il valore di una campagna, a mio avviso. E quindi che si tratti di un contenuto televisivo, di uno short movie digital all'interno del quale mettere un placement, o anche di una campagna stories Instagram, l'unica cosa che conta è avere una buona storia. Lavorare con tantissimi brand ci spinge ad una attenzione particolare verso l'unicità del contenuto. Attenzione che avremmo comunque perché credo che quella fase sperimentale dei primi anni di YouTube per noi non sia mai finita. Parlo di YouTube, ma parlo anche di tutte le altre piattaforme. È un processo in continua evoluzione che ti spinge quindi a cimentarti sempre in modi nuovi di raccontare le cose, in nuovi format. E soprattutto i nuovi contenuti, in nuove storie. Non ci si ferma e non ci si adagia mai, e questo permette allo stesso tempo di avere un ventaglio di possibilità sempre nuove all'interno dei quali poter inserire, dei brand diversi. A questa unicità si accompagna anche una policy precisa che tuteli chiaramente il brand con cui lavoriamo. Parlo di pianificazione, parlo di evitare che due brand si sovrappongano nello stesso periodo di tempo che è stato contemplato per il ciclo vitale di quella campagna. Parlo di un'attenzione anche alla categoria merceologica, perché un'attenzione molto delicata che abbiamo nei confronti dell'immaginario della community che ci segue, perché è chiaro che nel momento in cui vai a lanciarti in delle campagne importanti, come lo è quella di Borbone, come lo è stata quella di Lerdammer, è diventato famosissimo il fattello tu di Ciro, fino a diventare un meme addirittura che ancora gira, devi tener presente che i talent adesso siano associati a quel prodotto, quindi a un formaggio, e che questa cosa sia in qualche modo indissolubile. Per cui mi piace pensare che la De Giaca lo conservi all'interno del suo DNA una doppia cura, la prima in quanto azienda verso il brand, la seconda in quanto gruppo di influencer verso la community. Una cura è un'onestà per i contenuti che stiamo creando, per le storie che stiamo raccontando. Innanzitutto, se dovessi affidare un brief a degli influencer per poter raccontare la The Jackal, mi dispiacerebbe molto per loro perché sarebbe un lavoro complicatissimo. E avendo noi collaborato con tanti clienti, siamo diventati i peggiori clienti. Questo significa che sono contento di non essere quegli influencer. Perché è molto complicato raccontare la The Jackal? Perché la The Jackal è un modo nuovo di comunicare, un modello che ci siamo inventati, che portiamo avanti negli anni, che non puoi raccontare se non raccontando la The Jackal. Quindi il brief probabilmente sarebbe questo: raccontare la The Jackal raccontando la The Jackal. Un progetto che nasce tra i banchi di scuola, alle scuole medie, quindi da molto piccoli, da un gruppo di amici che continua ad arricchirsi anno dopo anno di nuovi professionisti, di persone che ricoprono un ruolo specifico all'interno dell'azienda, di traguardi, di missioni nuove ogni volta, di cadute, e lo fa con la stessa voglia che aveva tra i banchi di scuola, di fare squadra, di collaborare, di costruire e di reinventarsi giorno dopo giorno. Quindi sarebbe un brief molto complicato che sono contento di non dover mai ricevere sulla mia scrivania. Bene, ringraziamo Francesco per il suo contributo e passiamo al prossimo intervento. And everybody, just get into it and get started. You get started, you get started, you get started. Let's get started.